Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo inizio di settimana con il Trading Club. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come potete immaginare, iniziamo un po' il discorso per quanto riguarda le opzioni, visto che in queste settimane abbiamo visto che c'è stata veramente poca volatilità, un po' per mille motivi che abbiamo già analizzato anche nelle scorse sessioni. E in virtù di questo, negli ultimi giorni sono andato, anzi, siamo andati ad approfittarci di quelle situazioni che statisticamente presentavano un'altissima probabilità di ottenere dei profitti. L'operatività che andremo a vedere, che andremo a introdurre in questi giorni, richiede chiaramente un poco di esperienza. Non è una cosa che arriva nell'immediato. Quindi, a tutti coloro che stanno iniziando ad approcciarsi alle opzioni o quella che è la nostra realtà, dico subito di non spaventarsi. Ci arriveremo un passo per volta e ovviamente, come sempre, in contemporanea continueremo la nostra normale operatività, che comunque ci permette di ottenere una rendita costante sui mercati, come abbiamo visto. Una volta che avremo ottenuto questa costanza, allora si potrà passare a un qualcosa di più elaborato, un qualcosa di più fine. Però prima di questo facciamoci le ossa e portiamo a casa un po' di soldi, che è la cosa che più ci interessa. Del resto, come in ogni professione, prima si impara la base e poi si va un po' più sul sofisticato. E ci tengo anche a ricordare che se io personalmente non facessi parte di una community come questa, probabilmente non riuscirei mai a sfruttare tutte queste occasioni, perché anche io, come tutti voi del resto, ho solamente due occhi. Quindi ringrazio tutti i nostri trader che mi danno e che ci danno la possibilità di fare quello che facciamo con la massima serenità. Ma prima di venire alle operazioni sulle opzioni, volevo passare la parola al nostro Matteo che ci dà anche un po' di informazioni su quella che sarà la settimana, diciamo, da un punto di vista anche delle news. Quindi, ciao Matteo, a te la parola. Ciao Andrea, ti ringrazio, una buona sera e ben ritrovati a tutti quanti. Sì, oggi ci tenevo un po' a dare un aggiornamento sulle news della settimana, visto che ce ne sono tante, alcune molto attese e molto calde, quindi era secondo me doveroso allertare un po' tutti sulle situazioni un po' in essere. Innanzitutto veniamo un po' da oggi, è vero, è una notizia già passata, ma sicuramente interessante, nel senso che c'era Draghi oggi che parlava con la BCE alle 14:30 e ci si attendeva se ci poteva essere qualche notizia, qualche news su un possibile rialzo dei tassi prima della fine dell'espansione monetaria che avevano applicato ormai da diverso tempo. Al momento nessuna indiscrezione, nessun cambiamento in essere. Si pensa che un po' questa incertezza sia data anche dalle elezioni francesi e quindi tutto tace lato BCE, quindi nessun possibile rialzo dei tassi o nessuna dichiarazione nei prossimi giorni. A proposito del rialzo dei tassi, la notizia più attesa della settimana è sicuramente quella di mercoledì sera alle 20, in cui ci sarà la Fed che appunto ci dirà o meno se questo tanto atteso rialzo dei tassi avverrà. Le probabilità e le percentuali, c'è cioè Manlio che è velocissimo e attentissimo su queste cose, ci dice che sono al 95%, quindi in effetti sono sempre state in rialzo in questi giorni e le probabilità di un rialzo, credo anche contenuto, quindi di uno 0,25, in effetti si stanno alzando di molto. Quindi ovviamente la parola d'ordine è prudenza, non prendere chissà magari quale posizione, soprattutto magari speculativa sul mercato in questi giorni, ma magari lasciare attendere la notizia, la news con calma, con tranquillità, poi torniamo a lavorare sul mercato, ma potendolo gestire con una maggiore serenità. Oltre a queste due informazioni, BCE e Fed con il relativo rialzo dei tassi, domani ci saranno anche dei dati cinesi. Abbiamo parlato molto spesso della Cina.
in questi giorni, in queste settimane, ma perché ormai è diventata una delle economie più importanti al mondo, e un mercato a me molto caro, quello delle materie prime, rimane molto legato alla forza della Cina, essendo i maggiori consumatori di materie prime al mondo. Quindi altri dati interessanti da tenere un po' in considerazione. Mercoledì, oltre ai tassi della Fed, ci saranno ovviamente i dati sul petrolio che assumono sempre più importanza in questi giorni con gli ultimi ribassi e a breve parleremo anche di quello, se non stasera, nei prossimi giorni, perché anche a livello di spread o comunque di materie prime può esserci qualche situazione interessante. E in più vi ricordo che giovedì ci saranno anche i tassi per quanto riguarda l'economia giapponese e anche per quanto riguarda il franco svizzero. Queste ultime due valute, ricordiamolo, sono anche beni rifugio, quindi controllare sempre un po' cosa fanno le valute di questi due paesi, Svizzera e Giappone, è sempre molto, molto importante. Quindi in questi giorni news significative, occhi aperti soprattutto a mercoledì sera. Per tutto il resto, come ha detto Andrea, nessuna preoccupazione, noi rimaniamo fissi con il nostro portafoglio senza dover modificare chissà che cosa di importantissimo, ma per nuove posizioni, ecco, un attimo di tranquillità di certo non guasta. Ecco Andrea, solo questa parentesi per quanto mi riguarda al momento, lascio la parola a te, ci risentiamo dopo, sempre quando si parla di materie prime. Ok, grazie Matteo. Come dicevo nell'introduzione, quindi nei primi istanti, diciamo così, avevo detto che saremmo andati a vedere un paio di soluzioni che fondamentalmente danno la possibilità di approfittarsi di alcuni aumenti di volatilità che poi andiamo a vedere nel mercato delle opzioni. E oltre a questo andremo anche a vedere come poter chiudere delle operazioni senza praticamente pagare commissioni, anzi facendoci anche pagare qualcosa con l'andare del tempo. Allora, prima di tutto veniamo a quella che era un po' l'operazione riguardante l'australiano dollaro. Quindi andiamo un attimo a vedere come si sta comportando il nostro australiano dollaro. Eccolo qua. Come vedete, sull'australiano dollaro fondamentalmente il movimento a ribasso che ci immaginavamo c'è stato, perché da 0,77, 0,76,75 noi immaginavamo che potesse tornare in area 0,7550, in realtà il titolo è sceso anche un po' di più perché è arrivato fino a 0,75. Per questo motivo, immaginandoci un australiano dollaro su valori più bassi rispetto a quelli che vedevamo, però con un'idea più sul lungo periodo di un possibile rimbalzo, siamo intervenuti andando a vendere una put con strike 0,76. Chiaramente il primo intervento non è stato dei migliori, forse in termini di timing. Per questo motivo cosa abbiamo fatto? Mano a mano che vedevamo l'australiano scendere, siamo andati a vendere un'altra opzione per alzare quello che era il nostro prezzo medio, ed ogni volta che vedevamo per appunto un rimbalzo a rialzo, ce ne uscivamo mantenendo un solo contratto, quindi sempre una sola 0,76, però con un prezzo medio molto più alto e in più portandoci a casa anche qualche profitto, mettendo a rendimento per l'appunto il secondo contratto sull'australiano. Ora, tutto questo ovviamente richiede un po' più di proattività e ovviamente insomma, una maggiore presenza davanti agli schermi, però se andiamo a vedere anche cosa abbiamo combinato tra venerdì e oggi, come vedete, venerdì eravamo andati a mettere un secondo contratto su AUD che poi abbiamo chiuso proprio pochi istanti fa, e come vedete il secondo contratto ci ha dato un profitto di circa 300 dollari. Sul primo contratto invece lo continuiamo a mantenere in essere, in posizione, perché la nostra speranza è quella di poterlo tenere sul lungo periodo, quindi non per 200 o 300 dollari, ma ovviamente per poter ottenere insomma dei rendimenti anche più
più importanti. Luca ci chiede anche quante volte lo avete fatto questo vendi e compri. In realtà l'abbiamo fatto solo 2 volte. L'abbiamo fatto una volta la settimana scorsa, dopo che c'era stato il primo ribasso importante, e poi un'altra volta invece venerdì. Poi il titolo è ripartito e questo ci ha dato la possibilità di ottenere un prezzo medio molto alto, di portare a casa intanto 300 dollari e fondamentalmente di tenere il secondo contratto aperto con una grande tranquillità. Ora, anche qui ci tengo a precisare, non è una operazione che si può, diciamo, definire o racchiudere dentro una strategia di quelle canoniche che andiamo a vedere. Queste sono operazioni dettate proprio, prima di tutto, dall'osservazione e secondariamente anche da tutti i discorsi e dalle esperienze che abbiamo appreso grazie anche al nostro Corrado, che comunque si occupa di questo da più di 20 anni. Fondamentalmente di cosa si tratta? È un po' come se fossimo andati long direttamente, quindi in acquisto sul future, però ad un prezzo enormemente più vantaggioso rispetto a quello che vedevamo sulla piattaforma, perché questo permette di fare l'opzione, o meglio, questo permettono di fare le opzioni, cioè di approfittarsi di momentanei aumenti improvvisi di volatilità che ti fanno acquistare o vendere dei beni, quindi le nostre opzioni, a dei valori assolutamente fuori mercato, ma che per noi chiaramente, insomma, risultano enormemente vantaggiosi. Come dicevo la volta scorsa, quando abbiamo lavorato sul cacao più o meno in questo modo, fondamentalmente quando lavoriamo così è un po' come se usciamo per strada e vendiamo che il valore, non so, di un'automobile, di un appunto, mettiamola che generalmente si aggira sui 10-12 mila euro, arriva a valere 25 mila euro. È chiaro che di una situazione di quel tipo bisogna avvantaggiarsene. Poi va anche detto che da 25 mila euro l'appunto può arrivare a 30 mila, però statisticamente sappiamo che prima o poi al suo valore originario ci deve tornare. Quindi questo fondamentalmente è quello che abbiamo fatto sull'australiano. Ed è una cosa che si può fare, esatto Luca, anche sulle news importanti, ed è una cosa che tra l'altro abbiamo fatto molto spesso sull'euro-dollaro. Quindi sì, si può fare anche sulle news importanti. Poi volevo fare un ulteriore update anche per quanto riguarda invece il cacao. Come vediamo il cacao, allora ne avevo già parlato nella sessione di venerdì, perché in questo caso la copertura non era andata a buon fine, perché ovviamente poi cosa è successo? Che il cacao fondamentalmente, se andiamo a vedere il grafico, anche qui il timing inizialmente non ci ha premiato moltissimo, perché comunque il cacao, adesso vediamo un attimo, eccolo che recupera, come vedete è rimasto più o meno sempre sui 1900-1950, quindi anche la copertura non era andata molto bene. Però se andiamo a vedere invece che cosa ha combinato negli ultimi 2 giorni, questo ci sta permettendo di recuperare ampiamente l'operazione originaria, che come vi ricordate non era partita molto bene, anche perché anche qui avevamo già visto sul software, sul nostro T-Sniper Pro, come a 1900 effettivamente c'era una soglia gold che statisticamente aveva più del 90% di possibilità di darci un profitto. Quindi in questo caso, sempre rispettando il nostro money management, abbiamo tenuto un pochettino più duro, abbiamo tenuto l'operazione e anche qui quando il titolo poi è ritornato in area 1900, siamo entrati con un terzo contratto e adesso, come vedete, questo è un po' il profitto che ci sta dando. Allora, qui in tanti ho visto che avete scritto anche sul forum, ho visto che è un'operazione che sinceramente, stranamente, ha creato qualche pensiero in più, diciamo, rispetto alla normale operatività. Ma Ora, poi Andrea, non dicevi che io ti dicevo che avrebbe rimbalzato? Eravate voi che non mi credevate allora sulla cosa, mi trattavi male nei tuoi laboratori, dicevi colpa di Matteo, colpa di Matteo, bastava un po' di pazienza a parte gli scherzi. esatto. No, ovviamente è colpa di Matteo, perché comunque Matteo è abituato a lavorare direttamente sui futures, quindi
Ecco, è un po' meno soggetto, diciamo, alle scadenze delle opzioni, ma a quelle dei futures che spesso sono un po' più larghe. Invece con le opzioni, insomma, è chiaro che bisogna, ecco, azzeccare forse un po' meglio il timing. Però effettivamente poi sui 1900 ha rimbalzato nuovamente e oggi addirittura ha fatto questo importantissimo movimento, vedete, più del 4% sul futures di maggio. E comunque ci tenevo a ribadire, se l'operazione generava o genera molta ansia, ecco, questo è il momento migliore per iniziare, insomma, a portare a casa, cioè a chiudere l'operazione, anche perché l'obiettivo principale è stato raggiunto. L'obiettivo principale era quello di, prima di tutto, limitare una perdita che si stava verificando, secondariamente, se possibile, rigirare la perdita in un profitto. Ed è per questo motivo che nelle ultime settimane ci siamo concentrati così tanto anche sul cacao e ci ho tenuto a fare una sessione proprio direttamente venerdì, perché comunque sia, è da queste operazioni che impariamo veramente a diventare dei professionisti. Se fossi, diciamo, un po' più un furbetto, ecco, venerdì non avrei fatto vedere l'operazione come stava andando, perché comunque venerdì non stava andando così bene e mi sarei concentrato invece solamente su quelle operazioni che ci stavano dando dei profitti, però soprattutto sulle opzioni, mettere un'operazione e lasciare per l'appunto che vada per la sua strada, soprattutto quando è in profitto, e poi insomma gonfiarsi il petto, non è un atteggiamento molto professionale, perché non è da questo che si diventa dei trader e si cresce. Si cresce nel momento in cui si va a dedicare maggior tempo proprio a quelle operazioni che stanno andando un po' più male. Ed è per questo che rispondo subito a Maurizio che domani sera nel laboratorio ci concentreremo anche sul petrolio e sul corn che giustamente nelle ultime giornate hanno ritracciato e quindi richiedono un po' un nostro intervento. E quindi insomma, sicuramente non andremo ad approfondire quelle operazioni come Facebook, Netflix, XLI, TLT, IVM, dove invece le operazioni stanno andando bene, perché non hanno nulla da insegnarci. Ok. Apprezza Detto molto questo, questo Andrea, un tuo omonimo che apprezza molto il fatto di poter vedere tutte queste situazioni, perché in effetti è da queste che impariamo, cresciamo, non dalle situazioni belle, lì siamo bravi tutti. Oltre a questo, Andrea, c'era una domanda per te di Gianluca, ma credo che anche questa la vedrai un po' più nel dettaglio domani sera. Ci chiede come comportarsi su quelle operazioni un po' più legate al dollaro, visto il dato americano che ho annunciato prima mercoledì sera. Ecco, una cosa che dirò io in linea generale, se si ha un piano, una cosa anche un po' più a medio-lungo termine, non possiamo sfasarla per ogni news, però questa è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo. Quindi ribatto a te la domanda, Andrea, non so se la volevi già mostrare adesso o parlarne più domani sera. no, in realtà era una cosa che avrei voluto mostrare più che altro domani sera, visto che casca proprio il fagiolo, visto che i dati ci sono mercoledì e domani sera c'è il laboratorio operativo, così andremo a vedere come poterlo sfruttare anche dal lato dell'euro-dollaro, visto che comunque è una di quelle operazioni, operatività che ci dà sempre tante soddisfazioni. Quindi era una cosa che avrei rimandato a domani, così lo vediamo più nel dettaglio. In realtà per concludere un po' l'intervento di questa sera, dove insomma, sto andando abbastanza veloce, ma poi spiegherò meglio sempre nei laboratori, sul natural gas andiamo a vedere come si sta comportando. Vi ricordate, avevamo acquistato 100 quote di ETF facendo un investimento davvero minimo, perché si tratta di 664 dollari fondamentalmente, però come vedete ci sta dando un profitto di 65-66 dollari, quindi siamo sopra di più o meno un 10% sul natural gas. Quindi vediamola sempre in termini anche di proporzioni. Qui, come vedete, rispetto al nostro ingresso, il titolo ha continuato a crescere. Ora, più che altro per farne un caso accademico, sono andato a mettere un ordine di vendita di una call con strike 6. Ora, qui già lancio un po' il sasso e nascondo la mano, nel senso che questo già è uno spunto per farvi comprendere come sfruttare al meglio una piattaforma come quella di Interactive proprio per evitare di pagare le commissioni e di guadagnare sempre qualcosa anche dal valore tempo.
Ora, qui vi potrei anche chiedere perché, soprattutto con i propri esperti, perché secondo voi sono andato a fare un'operazione di questo tipo, prendendola proprio come caso accademico, cioè di mettere una call in vendita a 6 rispetto a un natural gas che quando ho fatto l'operazione quotava 7,38. Ok? Vediamo se c'è qualcuno che ci dà una risposta. Questo è un po' un trucchetto che ho imparato stando a contatto con trader che muovono capitali molto importanti. Qui come vedete, ad esempio, su questo conto abbiamo fatto un'operazione piccolina, abbiamo mosso 660 dollari a fronte di 100 ETF. Io sul mio conto personale ne avevo fatte all'incirca 500, quindi comunque un'operazione abbastanza piccola, che più o meno 3.000 dollari. Però già, insomma, inizia a essere un po' più influente la faccenda. Oscar ci dice, ad esempio, mettere a rendimento l'operazione. In realtà no. In realtà no, Oscar. Si tratta di un altro tipo di un'operatività. Fondamentalmente, poi domani andiamo a vedere meglio. Quando il natural gas oggi stava a 7,38, se avessi voluto chiudere l'operazione in profitto, sarei uscito a un prezzo di 7,38 meno il dollaro di commissione. Quindi il prezzo diventava 7,37. Invece, andando a vendere una call con strike 6, vedete, sono andato, ho preso un prezzo di 1,41 meno il dollaro di commissione, qui vedete 1,397, fondamentalmente 1,40. Ho preso un prezzo di 1,40, quindi sommare lo strike di 6 a 1,40 mi dava come prezzo medio 7,40. Quindi praticamente fare un'operazione di questo tipo, grazie al theta, quindi al tempo, il valore tempo di cui era carica l'opzione, mi ha permesso di immobilizzare fondamentalmente l'operazione a un prezzo di 7,40, invece che a 7,37 come mi dava il mercato senza utilizzare le opzioni. Fondamentalmente in questo modo, oltre a non pagare le commissioni, mi vengono aggiunti anche un paio di dollari. Ora, questo è un trucchetto che chiaramente su un'operazione di questo tipo, vedete, sono solo 2 dollari. Però immaginate quando si iniziano a muovere capitali un po' più importanti, quanti soldi si vanno a risparmiare. Io ho visto trader istituzionali muovere milioni sui propri conti, che grazie a questi trucchetti alla fine dell'anno ci facevano saltare fuori anche 10.000 dollari. Ora, nel nostro caso non ci faremo saltare fuori 10.000 dollari, ma vi assicuro che tra questo e mettere a rendimento le operazioni, come abbiamo visto su diversi strumenti, alla fine dell'anno ci saltano fuori magari 2-3.000 dollari in più per farci un po' quello che vogliamo. Può essere una vacanza, può essere un Rolex, può essere l'università dei figli, ognuno poi lo quantifica come meglio crede, ma questi sono veramente dei piccoli segreti che sono andato a rubare sul campo e che ti permettono poi nell'arco dell'anno di generare dei rendimenti extra che permettono davvero di trasformare quello che è un hobby o una passione in una professione a tutti gli effetti. Comunque sia, questa parte poi la andremo ad approfondire domani sera nel laboratorio Questa è operativo. bellissima, Andrea. Questa è bellissima, ti fanno già i complimenti. E solo questa informazione vale, secondo me, il prezzo del biglietto del Trading Club. E ditemi voi dove trovate dei broker che vi dicono come risparmiare sulle commissioni. Questa è veramente fantastica. So che deve essere rivista con calma e capita bene, ma veramente una chicca che ci ha lasciato il nostro Andrea. Esatto, quindi visto che vi faccio risparmiare anche sulle commissioni che teoricamente potrebbero anche darmi un vantaggio, mi raccomando, insomma, fatene veramente tesoro. Io per concludere lascerei, Matteo, a te la parola, giusto per vedere qualche minuto, insomma, se non ricordo male, se non ricordo male. Sulla benzina, che cosa è andato a combinare poi lo spread sul quale anche noi, tra l'altro, insomma, eravamo protagonisti. Quindi ti giro a te la possibilità di mostrare un po' come
ti sei andato a comportare, che cosa è successo. Volentieri, molto volentieri Andrea, mi sto già riprendendo il monitor. Avevamo già visto la scorsa settimana questa operazione sulla benzina e come detto all'inizio, attenzione anche ai dati questa settimana perché è possibile che torneremo a fare qualcosa di interessante anche sul petrolio, poi vedremo come trattare bene l'operazione e stessa cosa anche sul corn, perché in effetti i prezzi sono scesi molto. Per quanto riguarda il corn, e quindi potrebbero esserci dei rialzi significativi. Ecco qui la discesa, siamo arrivati anche ad un livello di ipervenduto, una possibile divergenza rialzista. Quindi occhi aperti sul corn, occhi aperti sul petrolio, proprio per delle possibilità più nel breve termine. E ovviamente un po' tutti gli spread che vi ho mostrato e abbiamo approfondito insieme nella sessione registrata di venerdì. Ora, tornando sulla benzina, è stato sicuramente un trade fantastico, ma come dicevo la scorsa settimana, per come abbiamo potuto gestirlo con una relativa calma e tranquillità. Eravamo entrati inizialmente sull'area bronze a 215 all'incirca, il mercato aveva già ripreso, perché eravamo entrati su questi livelli, ha ripreso un po' la strada e le quotazioni, ma non abbastanza per avere un trend definito. C'è stata poi una discesa. Qui abbiamo accumulato un po' di posizioni, io ne ho fatto veramente una scorpacciata come sentirete stasera un po' nei miei risultati, infatti veramente felicissimo di questa situazione perché mi ha portato 13.000 dollari abbondanti sul conto ed è uno dei profitti più grossi che ho fatto con una singola operazione, quindi sicuramente molto molto contento di questo, ma al di là del mio profitto personale o della singola operazione, la cosa che ci faceva piacere è che con questa fortissima ripartenza sull'arrivo della soglia silver, in tanti, ma davvero in tanti, sono riusciti ad approfittarla, ma soprattutto sono riusciti anche a capire un po' meglio come gestire queste situazioni. Cioè che può capitare che il prezzo ci venga un po' contro, ma se si ha la giusta pazienza, calma e si sa il modo giusto di come e dove intervenire, allora le possibilità di fare dei profitti con lo spread aumentano ancora di tanto e portiamo sempre la statistica dalla nostra parte. Per questo mi faceva piacere sentire da qualcuno di voi come è andato a gestire questa situazione, che profitto ha ottenuto, ma soprattutto come si è trovato un po' in tutto questo. Quindi volevo chiedere ad Alessio, che aveva scritto magari sul forum, a Luca, o chi era disponibile per raccontare un attimo la sua operazione e così capivamo meglio anche da parte vostra un po' come ci siamo comportati. Quindi vediamo un attimo chi è disponibile per un veloce intervento. Vediamo un attimo. Luca, che è da un po' che non lo sentiamo, vediamo se lui è disponibile, visto che ci ha scritto sul forum. Alessio, velocissimo, ci ha scritto lui, quindi diamo la precedenza ad Alessio in attesa che magari arrivi anche Luca. Alessio, buonasera e ben ritrovato. Ci fa piacere risentirti e, come sempre, risentirti per un profitto. Raccontaci un po' come l'hai vissuta. Ciao Matteo, ciao a tutti. Ma intanto vi devo ringraziare perché è stata forse, come dicevi tu, la prima operazione che abbiamo vissuto in totale tranquillità e l'abbiamo gestita veramente bene. Ma io come un po', nel senso, come avevo già scritto sul forum, l'ho gestita proprio da metodo, quindi sono entrato con un paio di contratti sulla soglia bronze. E poi avevo subito inserito degli ordini, anzi all'inizio avevo inserito degli ordini take profit intorno all'area 100, poi ovviamente c'è subito è venuto contro, ma niente di male. Avevo messo un po' di ordini intorno a 300, un paio di contratti a 300, un paio di contratti mi sembra 310 e poi ne avevo messi degli altri ovviamente sulla gold mai presi. Giusto. In un'ottica prudenziale, visto che non è da tanto che faccio spread, appena ho visto lo spread ritornare sulla pari, ho subito liquidato un po' di contratti e
per avere comunque una posizione non troppo pesante e consentirmi di poter sfruttare la Gold in tutta tranquillità, e poi tra area 240 e area 220 più o meno ho liberato gli ultimi due contratti. Perfetto, no, Con grandissimo più o perché meno poi. un 3, adesso non mi ricordo più, sono anche un po' fuso, mi sembra un $350 giù di, insomma, di profitto. Niente No, di ma. che, però quello che mi è piaciuto di più è proprio l'assoluta serenità con la quale abbiamo fatto questa operazione, che forse è la cosa più bella che potete insegnarci. Ma è quello, eh. Io sono d'accordo con quello che dici. Al di là del profitto, importante o non importante che sia, è come lo otteniamo. Perché uno può fare anche il 3000% in una settimana, ma se lo fa strappandosi i capelli, con un sacco di stress, dedicandoci tantissime ore, non so quanto ne valga la pena. Viceversa. Una cosa così, gestita con tranquillità in diversi giorni, diverse settimane, anch'io sulla mia pelle la riesco a vivere molto meglio ed è quello che vi porteremo sempre di più nel trading di tutti i giorni, così lo potete affiancare alla vostra vita quotidiana e un po' tutto quello che volete fare. Tra parentesi, faccio un piccolo annuncio, finalmente ci hanno dato disponibili le prime licenze per quanto riguarda il T-Sniper, purtroppo si conta sulle dita di due mani, sono inferiori a 10, ma inizieremo a distribuire le prime. La lista ce l'ho già di interesse, ce l'ho già formata, ma chi avesse un rinnovato interesse, mi volesse scrivere, sicuramente fa buona cosa. Perfetto, Alessio, ti ringrazio come sempre per il Grazie a voi di più. tempestivo intervento. Ci sentiamo nei prossimi giorni, magari anche mercoledì sera, per tante altre operazioni, altri profitti da fare insieme, ma come ha detto Alessio, in tranquillità. Andrea penso D'accordo. che abbia finito, quindi Buona serata a tutti. ringraziamo anche lui. Ciao Alessio. Ciao ciao. Anche Andrea mi fa accenno che ha Sì, concluso. esatto. Per stasera direi che abbiamo visto già tante cose. Vi do appuntamento per tutte le altre relative alle opzioni a domani nel laboratorio operativo, dove facciamo un bel recappone e poi approfondiamo un po' questi discorsi e portiamo come sempre nuove operazioni. Quindi grazie Alessio, grazie Matteo e vi auguro a tutti una buona serata. A domani con il nostro appuntamento delle 7:30 nel Trading Club. Ciao a tutti!